Salve a tutti amici di Ebriai e benvenuti in questa nuova puntata della nostra rubrica Happy Gamer. Oggi siamo su Killer is Dead Nightmare Edition e siamo su PC, perché il gioco era già uscito per console, ma solo da pochi giorni è uscito anche su PC nella sola edizione Nightmare. Killer is Dead ha fatto parlare molto di sé, come tutti i giochi del nostro amico Goichi, e che dire, voglio farvelo vedere. Io ho già iniziato il gioco, ho fatto qualche missione e in anteprima, diciamo, insieme a voi voglio fare qualche missione successiva. Il gioco si presenta come, potremmo definirlo, un action hack and slash a missioni con una forte componente splatter e devo dire che comunque ha una trama pressoché insensata che però nella sua insensatezza ha un senso. È difficile interpretare questa affermazione, però vi invito comunque a giocare questo gioco perché a me piace abbastanza. Allora, dovrei essere alla missione numero 4. Vediamo un po', episodio 1, episodio 4, che dovrebbe essere questo? L'uomo che rubò la luna. Difficoltà normale, va benissimo così. Ok, iniziamo. Dovrebbe esserci una cutscene che introduce, eccola qua. As proof that I still lived, they left my flesh, all that remains of me in this world. We were once the rulers and magistrates of ages past. To cleanse this world would have been a simple task, but that was not what we wanted. We loved this beautiful planet the way it was. Gazing at the Earth from the moon was one of our few pastimes. That is why we will never forgive the poachers who robbed us of that pleasure. I am Moon River. We live on the dark side of the moon. Moon River non era la canzone di colazione da Tiffany, vabbè. Tipo Moon River. Eccolo qua, The Man Who Stole the Moon. Please execute this man. Noi lavoriamo per un'agenzia di giustizieri, ecco, chiamiamola così. He called himself David. E siamo sto tizio. David. Questo è il nostro boss, tipo. Ma'am, do you know where this man lives? E ammazziamo gente per l'altra on gente. The dark side of the moon. Pink Floyd. I see. Of course it's the dark side. If he's on the dark side, I'm afraid he's not within the country's jurisdiction. Perché sì, siamo un'agenzia governativa, non chiedetemi come sia possibile, ma forget it. The amount is far too much to be exchanged in cash. Mi dai l'anello? GG, sembra un occhio. With all due respect, we can... David destroyed your place. No doubt a foul creature. Noi siamo i più fighi di tutti. I'll execute him post haste. Ve lo giustizierò. This job will be done for a one-time discount. The price is your kiss. Porcellino. It'll be worth more than money. Scandalizzata vestita così quella tipa. If you can, if you really can execute this man, then you may have it. Boss. Devi chiedere un po' di più, di un bacio, sinceramente, per affettare un uomo. Vivian, the contract, please. Thank you very much. You can pay me when the job's done. Al muscle back che ha menzionato qua nel cosa che è passato è il nostro braccio destro o sinistro, non ricordo, che è una specie di braccio meccanico. Questa sarebbe la luna. Ve lo dico già da subito, cioè tralasciate qualsiasi cosa vedrete proprio di no senso totale, perché cioè, è proprio lo stile dell'amico Goichi, del gioco, cioè proprio... È già un tizio che... Guardatelo! Cioè... Giacca e cravatta col casco. E magari non ha neanche la bombola. E infatti non ha neanche la bombola dietro. Ha il casco così per...
Ok, il braccio sinistro, quello. Time, we'll no cioè, una casa, una villa in mezzo alla luna. Lol. È il bello di questo gioco, ragazzi. Cioè, non potete giocare Killer is Dead con la pretesa di trovare un gioco, cioè, serio. Ma la bellezza sta proprio nel suo nonsense, splatter, che è un po', diciamo, perverso, con le donnine. Tipico stile giapponese, ragazzi. Cioè, solo i giapponesi possono fare una cosa del genere. Che il gameplay poi di per sé non è neanche nulla di straordinario. È quasi una versione, tra virgolette, un po' bassi livelli di un Devil May Cry. Ma neanche, sto anche esagerando. There's no oxygen. Allora, è uno stile molto scuro, proprio. Interesting. Sta velocità, non puoi andare un po' più veloce? È là la casa, eh. Eccoli qua, i nostri nemici, diciamo, di default. Che incontreremo. I hope you can enjoy yourself. Che incontreremo spesso. Ok, quello che avete appena visto è dovuto al fatto che ho fatto una schivata perfetta. E quindi ho affettato il nemico con una maestria unica, ecco. Quella invece che avete visto adesso era una delle quattro, diciamo, mosse di chiusura combo, una per ogni tasto direzionale. Ok. Spacchiamo qualche vaso che non si sa mai. Vi consiglio in questo gioco di spaccare sempre tutto, perché in alcuni potrebbero nascondersi, diciamo, delle donzelle, non chiedetemi perché, che vi sbloccano delle sfide. Quindi, ecco, se vi consiglio di spaccare i vasi. Penso dovremmo andare di qua perché c'è la porta spudoratamente aperta. Ah, nemici nuovi. Questi hanno uno scudo, a quanto pare. Allora, avevo una mossa tenendo premuto Y che sfondava le difese. Proviamo. Ecco, infatti. Esplosi proprio. Guardate il sangue qua splattellato proprio. Avevo sbloccato anche qualcos'altro. Così, vedete, potete sparare, diciamo, col vostro mega braccio robotico della morte certa. Però questa qua invece è una posa speciale. Avevo sbloccato, ecco qua, il mio drill. Ecco, vedete, qualcosa del genere. Mamma mia, voglio drillarvi tutti. Sì, beh, insomma, magari in un modo un po' più decente. Vabbè, lasciamo perdere. Ta ta ta. Adesso riesco a fargli una parata. Ehi ehi, state calmi, Tempismo è basilare in questo gioco. Quindi i nemici colpiscono un po' a caso, però comunque fanno male, quindi è sempre meglio stare attenti. Ciao amico. Yeah, GG. Ok. Mondo, that painting. Mondo è il nostro nome. Ma dobbiamo fare un stile Super Mario 64, buttarci nel... Rompiamo tutto qua. Ok. Dentro! Super Mario insegna. Mondo, my intuition tells me there's treasure in the palace. Can you get me some? Dovremmo riuscire a rompere il muro qua, credo. Esatto. Eccola qua la tizia delle sfide. Le sfide molto corpose, direi. Oh, I knew you would come find me. Estremamente corpose. Tecnica partita. Vengo a trovarti di sicuro, guarda. Con quel siringone puoi farmi tutto ciò che vuoi. Allora, saliamo le scale.
Cos'è? Non avevo ancora trovato un... Proviamo ad andare giù, perché credo che quello che abbiamo sbloccato giù sia un qualcosa di bonus. Un'altra. And I thought I hid myself pretty well. Lo so. Color me. Pensavo di trovarne due. Feel free to stop by anytime you want. Sì, ma l'hai già detto. Va bene lo stesso, ma l'hai già detto. Verrò a trovarti sicuramente, l'ho già promesso. Quindi qual è la morale di tutto ciò, ragazzi? Spaccate i vasi perché potreste trovarci delle maggiorate dentro. Non fatelo, non spaccate i vasi di vostra madre dicendo che ve l'ha detto Every Eye, perché primo, vostra madre poi vi bastona, e cosa più importante, non ci troverete una maggiorata dentro. Quindi. Cos'è sto schifo? Un tumore? Sauron! Mi attacchi per caso? Come ti raggiungo esattamente che il mio amico non salta? Oh. Giusto, posso colpirti col mio super mega braccio della morte certa. Senza farmi colpire, però... Ecco, esattamente da quello, senza farmi colpire dal raggio della morte certa. Mamma mia, Belkoz. Ella. Ok, questo è uno dei, tra virgolette, immortali, nel senso che lo dovremmo decapitare con una tecnica speciale per... Il che non è un problema. Prima dobbiamo abbassargli la vita. Dopodiché lo affettiamo come un prosciutto. Ehi. Esattamente così. Mondo-san. Mondo-san. I'll be waiting for you. So please, vengo a trovarti dove vuoi, guarda. A più tipe di Rocco Siffredi. Oh, quanti vasi. Nei vasi troviamo anche il sangue, che è quello che ci serve per completare quella barra rossa per le abilità speciali. Quindi è cosa buona e giusta raccogliere. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ah, è la hall. Lei è una falce, signore. Devo rompere i vasi, per piacere. Grazie. Oh, la parata perfetta. Mamma mia. L'ho aperto in due, con una sola parata. Che non riesco a fare a questi. E riesco a farla lì ai... nemici OP. Muoia, signore. Muoia. Ehi. Non ho molta vita, Brilliant. You've impressed me. Lui si eccita con queste cose. Penso di dover entrare qua. Qui. Qua c'è un vaso da rompere. Peccato che non c'è un sistema di lock-on. Una cosa che avrei davvero apprezzato. Non ho visto l'azione, ma...
Sbam! Ok, oh, un po' di salute, non si rifiuta mai. Ok. Bello sto pavimento, fantasioso. Ricorda il pavimento di un ristorante cinese dove sono andato a mangiare con il mio amico Brusco. E avevo una roba un po' strana così. Comunque non ho raccolto della roba. Ah, ok, qui c'è un pannello. Una bella manina. Abbiamo capito che qua è tutto un susseguirsi di quadri. Di quadri che si aprono e chiudono per farci passare. Allora, questo qua sarà dal lato opposto, presumo, infatti. Dentro. Qua c'è un immortale, due... Ok. E uno è andato. Calma. Yeah. Ho usato un po' di sangue, ma almeno l'ho fatta fuori. Ok. Devo prima indebolirlo e poi usare il sangue per fare la mossa di chiusura. Splendido. Piano, suona. No. My pleasure. Stai parlando da solo? Ok, si è aperta la porta. Sono curioso di vedere il boss di questo livello. I boss sono molto belli, molto mostruosi. Ciao Betty. Vedo niente, tutto nero. Vedo nero. Oh. Oddio, un vaso era scampato alla mia vista. Mamma mia, tutti... Oddio, qua c'è l'occhio di... Ti stiocchi qua. Non c'è l'occhio... L'occhio Major? No, solo gli occhietti piccolini. Va bene. Meglio. Rotti tutti i vasi? Sì, andiamo avanti. Ah, siamo tornati... Dite che devo andare di qua. Sì. Dovete avere 30 occhi qua per parare tutti i colpi che arrivano di questi qua, ragazzi. Mamma mia, è una strage. Mamma mia, anche questo. Qualcun altro che vuole morire? Così faccio prima a camperarli, abbastanza... Diavolo! Stare attento perché la mia vita sta un po'... Qui. Ok. Outstanding. Non ho molta vita. C'è qualcosa per cui recuperarla? No, va bene. It's just a job. Cos'è questo? Il vetro di Notre Dame? Adesso c'è un caricamento così a random. Con la musica lounge. GGWP.
Salve. Ma momento pedicure. Che schifo. What are you doing? Bella domanda. Here. You're really going to ask me that? Can't you tell just by looking? Purtroppo sì, si vede. I'm acquiring unparalleled power. Il potere delle unghie perfette. Do you like my outfit? Quite fitting. Ma se mi sono un pagliaccio, vabbè. You seriously plan to conquer the world wearing that? Ottimo osservazione. You look like a male model in a cheap underwear. Pensavo la stessa cosa. You're a funny guy. What do you say? How about we join forces? Io non voglio la parola tra me e te unire non deve esistere, guarda. We can become kings and rule the earth. Tempting offer. But I'm gonna have to pass. Non ha senso. Conquering the world is so overrated. Plus it's way out of style. And besides, if you go that route, we'll get tons of complaints from the gamers. Isn't this supposed to be an action game? Ottima osservazione anche questa. And there's no alternative to crossing swords. Afraid not. It's all for the sake of the game. GG. I hope you realize the gravity of executing me. Do you? Nope, not a clue. Okay, cat burglar, open your eyes. Vai, andiamo a combattere senza vita. You really are clueless about everything, aren't you? Now what? In case you haven't noticed, I'm not a patient guy. Yeah, that's right. You only eat soft-boiled eggs. Heck of a diet. What? How do you know that? C'ha pure azzeccato. These eyes of mine, they see everything, Mondo. Your past, present, and future. Stalker. I can see the entire world. The job? Killer is dead. Con la sventolata di capelli all'indietro. Musica lancia a interrompere il momento straepico. Te? Quando vuole. Grazie. Ma che schifo! Dovrebbero censurare una tale... senza vita io. Dimmi che... qua. Oh. Oh, grazie. Ui. Star tranquillo. Dammi cristalli, schifoso. Manichino da pubblicità. T'affetto, t'affetto come il prosciutto. Guarda come t'affetto. T'affetto come, come la mortadella. Mamma mia. Maestro. Maestro delle schivate. Yes, it does. Because I have become a god. You? A god? That's right. A god. In that getup. Appearance is immaterial. For a self-proclaimed god, that's pretty lame. Why don't you lend me your strength? Sorry. Getting my kiss is more important than becoming a god. You play dirty, Mondo. There are no rules in execution. It's as though we've been living in different worlds. You just never met me before. Wait. Non è giusto. Non è giusto. Non puoi avere tutte ste vite. Io ne ho una sola. Schifoso manichino da pubblicità. A me serviva vita, a dire la verità, eh. Oddio, non ce n'è più. Devi stare calmo, eh.
Ecco, ora devo rianimarmi. Ok, pronti? Ok. Schifoso. Vai. Manichino schifoso. Potere dei mille tic al secondo. Di giustizio. Sei morto, schifoso. Mi hai fatto stancare a furia di premere. C'è un buco in gola. Potresti semplicemente... Quanto sei brutto. Per te o Teocoli. Senza offesa per te o Teocoli. Adesso io riprendo fiato. Oh, braccio, non ti imbruttire, eh? Mamma mia, quanto sei brutto, chiudi quelle gambe. Stai bene, ma è una mano. Anzi, è un braccio. Ah ah, tutuz. Ma potevi tagliargli la testa, cioè, devi fargli il grattino al collo, tipo, miau, miau. No, Dai, l'hai lasciato scappare. Barbone sei. Senza offesa per i barboni. Sono certo che loro fanno le kill meglio di te. Moon River. This doesn't happen that often. But we ultimately let the target. No, così non ti slinguazzo. It was my own weakness that caused this blunder. I don't know how to make it up to you. Mondo. I can wait. However long it takes. But it also means I do not. Puoi venire a casa mia quando vuoi, guarda, anche adesso. Anche mentre sto registrando sto video. Then, why don't you stay at mine? Ma ci capiamo al volo. C'è spazio per tutti. C'è spazio per tutti, tranquilli. GG. Ok, ora in teoria eccola qua, la schermata riassuntiva col punteggio a 15 minuti. B, vabbè dai, una B può andare. Ok ragazzi, questo è tutto per questo episodio di Killer is Dead, questo era l'episodio 4, se il video vi è piaciuto e volete altri video di questo gioco fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti e niente, come sempre iscrivetevi al canale, qui è Felice con la nostra rubrica Happy Gamer, ci vediamo alla prossima, bye bye!